Radio Telelocale. Enjoy Radio. ...7.35, eccoci qua, buonasera, come va ragazzi, come va cari amici radioascoltatori? Radio Telelocale come sempre vi propone i programmi, quelli dove la musica fa da padrone, ma anche gli argomenti del giorno. Il nostro argomento è sempre quello del cibo, perché Tinky Te è il programma che parla di food, parla di gastronomia, parla di tradizioni culinarie ovviamente. E siamo qui per voi insieme a Vincenzo Burafato. Ma alla buonasera, regia. Buonasera, Salvo. Ciao Vincent, come va? Ma tutto bene, lei la trovo molto in forma. Ti sento molto sessuato stasera. Molto sessuato, molto sessuato. Molto sensuale. Molto proprio. Sensuale. A mi piace un po' la voce da Luca Awards. A tra pochissimo su Radio Tele Locale stasera si ride. Alla grande parleremo di Pasqua, di Pasqualoni e di Pasquali. A tra poco ragazzi, Radio Telelocale c'è Tinky Te, Salvatore Vullo e Vincenzo Burafato con voi. Veramente una puntata speciale, insomma ci avviciniamo a quella che è la Pasqua, la Santa Pasqua, la settimana pasquale. Ieri è stata la Domenica delle Palme, dove si sta in famiglia, insomma si comincia questo iter della morte e resurrezione di Gesù. Siamo anche qui per parlare appunto sotto questa festa, ci sono nascoste delle tradizioni veramente da provincia a provincia, da paese a paese, da regione e regione, che fanno parte della vita di ognuno di noi, come per esempio, per farvi un esempio così nazionale, la colomba pasquale è il dolce che individua la tradizione della Santa Pasqua. La mangiano dal sud dell'Italia sino al nord dell'Italia, come l'uovo di Pasqua, nonostante le temperature in Sicilia non siano sempre buone per quel prodotto, ma insomma lo consumiamo veramente tanti, i centri commerciali, i piccoli artigiani, le grandi pasticcerie dove fanno grandissima qualità, li decorano, ti danno anche la possibilità di mettere la sorpresa dedicata, proprio tu ci porti la sorpresa al tuo pasticcere e loro te la mettono dentro un uovo decorato a mano, così buono, così bello, che quasi viene poca voglia di aprirlo e di mangiarlo, ma la curiosità è tanto. Ed oggi ho sentito anche che insomma l'uovo è stato considerato, l'ho sentito in una trasmissione della RAI, La Prova del Cuoco stamattina, è stato tanto considerato, per cambiare, sì, maestro, giusto perché noi siamo sempre in linea con il cibo, è stato creato proprio perché rappresenta tre cose fondamentali, ovvero l'universo, rappresenta appunto diciamo l'universo chiuso all'interno diciamo di un guscio, rappresenta la natività, quindi il guscio, diciamo la protezione dell'involucro della mamma, comunque quindi dell'involucro materno, dove lì nasce poi il pulcino, il figlio, la natura e tutto quello che vuoi, e rappresenta anche qualcosa veramente di straordinario, la nascita, come è quella che è la conseguenza comunque della maternità. Molto molto bella, molto non sapevo questa cosa, io per me un uovo di cioccolato era semplicemente un uovo di cioccolato. Se magnava e basta, invece dietro l'uovo di cioccolato c'è una storia, ne approfondiremo, cercheremo qualcosa in merito sul web, ma ci sono tante altre tradizioni in giro per l'Italia. Ne parleremo oggi, ma è ovvio che cominciamo sempre con la buona musica, cominciamo con una power hit, cominciamo con lo zio e Axe, no? Invece sì. Il grande fratello, il grande maestro, lo chiamiamo così, e lui è proprio Vasco Rossi, e la canzone è Il blues della chitarra sola. Vai, power hit.
Radio Tele Locale. Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa. Fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è la vita che non viene più come veniva giù prima. No, dei rimpianti tu non ne hai, hai fatto tutto in fretta, eri un tipo precoce, un po' troppo veloce per una vita sola. Fratello, che ti fai di meno? Sono Vasco Rossi, hai capito? Me ne devi parlare in una certa maniera, hai capito? Va bene, eh? Scusi signor Blasco. Blasco Bullo, Bullo Blasco. Blasco Bullo. Eh sì. E meno male che nell'aria rimane una nota come conclude questa fantastica capolavoro molto estratto bello. Da Sono Innocente. Bene. Molto bello Vasco Rossi, come vi dicevo poco fa, grazie a Vasco per averci regalato questa Power Hit, ma continuiamo a parlare appunto di cibo, continuiamo a parlare di quella che sono due grosse, diciamo comunque, tradizioni italiane, no? La colomba pasquale, quello che si legge un po' sul web, sembra sia stata inventata in Lombardia, nella zona del Milanese. Ha origini italiane, fa parte comunque della categoria dolce, settore paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria. Ingredienti sono farina di frumento, zucchero, uova, burro, scorze di agrumi canditi, lievito naturale e sale. Ma le colombe pasquali non sono solo quelle che conosciamo, bensì in Sicilia di colombe pasquale, ovvero palumedde, o paste forti o panaredd dimmi. No, sto dicendo una butade, mi scusi. O cannileri sono prodotti in Sicilia, area dei Monti Blei, provincia di Ragusa, è l'origine diffusa nel resto di tutta la Sicilia, quindi nessuno lo sa, ma forse neanche Vincenzo Burrafatto, che è nativo della provincia di Ragusa, io non lo sono, insomma sono stato adottato dalla provincia di Ragusa, però... forse non sapevi che questo dolce tipico pasquale ha proprio come inizio i panaredd o i palumedd o eccetera eccetera, come poi ognuno ha dato il suo nome, fa parte della provincia di Ragusa ed è un dolce di pasta frolla con delle uova sode
all'interno, all'interno. Sì, sì, sì. Ma a proposito, comunque, i Panared, sì, i Panared, bravissimo. Ho fatto mente locale. Li faceva a radio locale, dove fa mente, certo, locale. Tutto, tutto è locale, locale da noi. Vino locale, radio locale. Anche le Panared, anche le Panared sono locali. Quindi la colomba pasquale, vi indicano diversi dolci pasquali tipici, diciamo, dell'Italia. Vi sono due principali, di cui di riferimento di edizione colomba pasquale. Questo, il primo appunto, è stato inventato in Lombardia, diciamo l'azienda, perché purtroppo viene citata la Motta, l'ha inventata la Motta, almeno così dicono, la colomba, la colomba pasquale. Ah, Motta. E poi più no, morta, che nel senso è morta. Vincenzo, non è morta la colomba, è no, Motta. A Catania si dice Motta, in Bari è molto Motta. È Motta la colomba. Va bene. E ora ci famo un funerale in Bari. Va bene, in Bari. Hai capito? No, sì, sì. Motta nel senso come azienda, è poi diventata più commerciale e diffusa in tutta Italia. Ma l'altra colomba, appunto, dall'antica tradizione siciliana, è chiamata appunto palumetti o pasteforti. Entrambe sono state ufficialmente inserite, senti un po', nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Capisci che tu abbiamo un prodotto inserito come patrimonio e non è quasi quasi è scomparso dai, diciamo, dai negozi delle pasticcerie e dei panifici locali. Li troverete domani da me, dai, mi faccio un po' di pubblicità. Tutto quello diciamo, che riguardano appunto le tradizioni pasquali, ne parleremo ancora tra adesso. Quindi, colomba pasquale ne esistono due, di cui una soffice, morbida, e l'altra è un biscotto con le uova sode fresche di gallina, non di gallo. Abbiamo la telefonata tra poco? E vedremo qualche sorpresa, ma sicuramente abbiamo adesso una canzone, quella di Neck, Sanremo presentata, Se, telefonando il grande Filippo. Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei.
è già finito. Grande canzone di Nex, telefonando, un revival, una rivisitazione di una bellissima canzone storica. Ma adesso è arrivato il momento di ciò che ci fa tanto piacere, ovvero di ciò che il nostro amico Vincenzo Burrafato mi dice sempre che non è la parola giusta, ma questa volta la pubblicità era reclame su Radio Telelocale. A fra poco. Se lo dice lui. Radio Telelocale Spot. La ditta 2F Cucine da sempre progetta e realizza per voi le più belle e funzionali cucine componibili.